Liti, Lipias e l'alberghiero sono sotto l'egida del preside, professor Luigi Valentini. È un periodo difficile questo anche per la scuola. Voi siete riusciti a far venire tanti ragazzi in questo periodo in cui invece è possibile fare la didattica a distanza. Perché questa scelta? Beh, io penso che sia la scelta più giusta per un istituto tecnico e professionale, perché noi abbiamo applicato con massimo rigore quanto sia il governatore Marsiglio che ha rimesso tutto all'articolo 3 del DPCM del 3 novembre, ci consente di fare. Per noi i laboratori in questo tipo, tipologia di scuola, diventa un'attività imprescindibile, fondamentale per la formazione dei ragazzi. L'avete fatto in tutti e tre gli indirizzi, sia a Lipias che a Liti e qui all'alberghiero dove abbiamo fatto quest'ultima tappa. Sì, noi non abbiamo voluto assolutamente creare delle discrepanze tra i vari indirizzi della nostra scuola, per cui abbiamo calibrato un orario tale da svolgere in tutte le mattinate attività di Non laboratorio. era obbligatorio, ma stanno rispondendo praticamente tutti a turno. Assolutamente, io non ho obbligato nessuno, anzi è una richiesta anche dei ragazzi, ma i docenti stessi ne sono entusiasti di questa iniziativa. Ma noi diciamo che in combinazione a questa azione c'è un'azione nello stesso tempo molto importante che riguarda l'inclusione, perché non abbiamo sicuramente come dire, sottovalutato quest'altro aspetto molto importante di poter far continuare un percorso di inclusione iniziato dai ragazzi che lo richiedono. Anche Perché ragazzi che hanno anche problemi non sono rimasti soli, vero? non Anche sono questo. rimasti soli, e anche perché noi in tempi non sospetti abbiamo realizzato questo progetto, progetto che già dai primi di ottobre, e poi abbiamo già ormai deliberato in collegio dei docenti nel PTOF, di realizzare questa accoglienza dei ragazzi con disabilità insieme agli altri ragazzi, con piccoli gruppi o comunque con gruppi che costituiscono l'intera classe, Quindi perché le classi sono state sdoppiate in questa sdoppiate, scuola vero, e quindi noi abbiamo tanti piccoli gruppi. vero. Quindi diciamo scuola tutt'altro che chiusa, scuola molto aperta qui. Scuola aperta, è stata sempre aperta, una scuola, il termine, il concetto fondamentale, l'obiettivo della scuola è di accogliere. Noi nel rispetto, ripeto, delle leggi vigenti e massima ottemperanza a questo, però continuiamo il nostro lavoro da sempre, non ci siamo mai fermati.